deserto di San Siro, un Lecce che però ha sprecato diverse occasioni da gol e che ha trovato nel portiere milanista Rossi un avversario insuperabile. Così, dopo aver molto sbagliato, i pugliesi hanno finito per prenderle sonoramente dal Milan 2, il cui punto di riferimento è stato Ancelotti, mandato in campo perché squalificato per il derby di domenica prossima. Un autogol di Ferri ha spianato la strada ai rossoneri, che hanno schierato alcuni giovani interessanti come Costi e Nava. L'espulsione di Filippo Galli ha dato l'impressione di poter agevolare il Lecce, che invece ha sbagliato ancora un'occasione notevole con Virdis. Alla fine il Milan è andato a rete ancora due volte, prima con Salvatori che ha sfruttato un errore della difesa salentina con un tiro angolato e poi con Agostini che ha siglato il 3-0, un risultato che forse punisce troppo severamente il Lecce. 1638 paganti per 21 milioni di incasso e qualche sprazzo di gioco. Lo crea l'Atalanta che senza Caniggia, Perrone e un paio d'altri quasi titolari punta sul regista Nicolini e Fasciullo. Il Bari invece traccheggia e, privo di Maiellaro e Colombo, dà sempre l'impressione di voler limitare i danni. L'1-0 nasce al 18° del primo tempo, così, pasticcio sul terreno bagnato della coppia Maccoppi-Brambati, ad approfittarne il primavera Filippo Maniero, 18 anni, che fulmina Abbiato. Quindi sul cross di Bonacina, il crepuscolare Vairci prova di testa. E l'Atalanta insiste, ma l'arbitro mestrino Scaramuzza annulla questo gol proprio del centravanti brasiliano che si appoggia di cara. Il Bari è lungo e non appoggia le due punte, João Paulo ignora Soda e la conclusione di Brambati alta. Nella ripresa Salvemini schiera il rumeno Radu Cioiu al posto di Soda, ma sono ancora i bergamaschi a rendersi pericolosi con De Patre. Quindi Maniero di testa a impegnare severamente Biato dopo il centro di Nicolini. Al 16° i biancorossi si svegliano dal loro torpore con questa punizione di João Paulo. E al 27° falliscono l'unica occasione dell'incontro, lancio di Laureri, velo di Carrera e tocco prevedibile di Radu Cioiu con respinte di Pinato. Davanti a Fine ha battuto il Modena con questo autogol di Presicci su tiro di Verga. E 1-0. Così così, Pisa brillante e determinato, che qualitativamente gioca forse meglio dei bianconeri nel terzo turno di Coppa Italia, confronto interno per i giocatori juventini, i quali però portano a casa la vittoria con il punteggio di 3-2. Primo gol dell'incontro al 9°, lunga volata di Neri che mette al centro, corta deviazione di Galia, pallone ancora a Neri che segna. Pareggia la Juve al 15°, pregevole il tocco di Di Canio per Alessio che infila Simoni con un bel tiro. Al 34° Juve in vantaggio per questo fallo di mano in area di Cristallini che saltava per ostacolare De Marchi. Il tiro è di Baggio, gol. Al 17° della ripresa pareggia il Pisa su corner battuto da Neri, Piovanelli di testa impegna Tacconi che ribatte. Arriva Larsen e mette in rete, 2-2. A questo punto la Juve sostituisce Marocchi per far entrare Essler, che al 35° sigla con questa potente punizione il successo juventino. Tra la partita di campionato del 28 ottobre e quella di stasera sta nella entità del risultato, a favore del Napoli ancora, di stretta misura come allora e con qualche fischio, proprio come 15 giorni fa. Il Napoli tutto italiano non è piaciuto, nonostante i due gol che rappresentano soltanto una piccola consolazione, magari fondamentale sostegno alla speranza per il superamento del turno. Se tra 8 giorni sarà la stessa Fiorentina vista stasera, con Dunga spento, Lacatus in ombra, Kubica corrente alternata, una Fiorentina troppo prevedibile in attacco, dove Orlando e Nappi non hanno mai troppo impensierito Galli, e lo ha fatto più Fuser, pur deputato ad altri compiti, beh, allora ci potrà essere più di una speranza. Dopo averci provato ha segnato finalmente Silenzi e lo ha fatto quell'unica volta che i compagni hanno capito che per il suo gioco aereo occorrevano cross e non sterili tentativi di superare il filtro di centrocampo con l'arma improduttiva del dribbling. Il gol gli è costata però la sostituzione per infortunio. Nella ripresa, senza il lungagnone, ha usato Venturin e solo pochi centimetri gli hanno impedito di andare a rete. Un gol necessario perché i gigliati con Orlando e Fuser hanno mostrato nei secondi 45 minuti maggiore pericolosità. Il gol però lo ha messo a segno Incocciati, ciò che ha contribuito a strappare finalmente qualche applauso al Napoli, che nella ripresa, immettendo Alemão, si è espresso almeno in maniera più ariosa.
Poi il rigore ingenuo e forse inutile su Orlando, che Kubik, chiamato alla trasformazione, non ha fallito. Come non stava fallendo il pareggio alla Fiorentina, due minuti dal termine, ma il prezioso Galli ci ha messo, come si dice, una pezza. Domenica però l'avversario si chiama Sampdoria. Pochi intimi, poco più di 10.000 spettatori, la Roma vince senza convincere per 2-0 contro il Genoa nella partita di andata del terzo turno della Coppa Italia. Bianchi e il suo vice Casati, che era in panchina per la squalifica dell'allenatore giallorosso, hanno lasciato molti titolari a riposo. Aldair al 30° tira dalla distanza, è stato uno dei pochi il brasiliano a prendere sul serio la partita. Un tiro di Branco al 33° e poi a 5 minuti dal termine del primo tempo, al termine di quest'azione, arriva il vantaggio della Roma, l'1-0, grazie a Gerolin. Non migliora di molto lo spettacolo nella seconda parte della gara. Dopo 3 minuti c'è un tiro di Fiorin che finisce fuori di poco. Al quarto la combinazione tra Giannini e il tedesco Rudi Feller è parata da Piotti. Al settimo un tiro di Bortolassi che viene parato dall'estremo difensore giallorosso Zinetti e poi al 21° il raddoppio della squadra di casa. L'azione sulla sinistra è tutta del tedesco Rudi Feller, il cross è per Rizzitelli che segna il 2-0. 1-1, state vedendo il gol di Dezzotti del Cremonese. La Sampdoria accoglie due pali, il primo è di Branca ed il secondo del sovietico Mikhailchenko sul lancio di Mancini. Il pareggio viene siglato da Mancini sul passaggio di Vialli a pochi minuti dal termine.